Grande fratello VIP 7, crollo ascolti, la meno vista di sempre, Nikita non convince. Crollano gli ascolti del Grande Fratello VIP 7 con la finale. Lunedì 3 aprile, in prime time sulla rete Ammiraglia Mediaset. È andata in onda la puntata conclusiva di questa edizione condotta da Alfonso Signorini. L'attenzione del pubblico era incentrata in primis sulla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno, che si è portato a casa il montepremi finale di 100.000 euro. E a vincere è stata Nikita Pelizzon, anche se la sua vittoria non ha convinto fino in fondo gli spettatori social del reality show di Canale 5. Nel dettaglio, la finale del Grande Fratello VIP trasmessa questa settimana su Canale 5 ha registrato un clamoroso crollo dal punto di vista Auditel. Quella della settima edizione è stata la finale meno vista nella storia del reality show, con una media complessiva che ha sfiorato il muro dei 2,9 milioni di spettatori in prime time e uno share del 24%. Per la prima volta nella storia del GF VIP, una finale crolla sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori, a conferma del fatto che questa edizione non ha fatto faville dal punto di vista Auditel. La media complessiva delle varie puntate trasmesse da settembre ad aprile in prime time risulta essere di circa 2,6 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha raggiunto il 20%. La finalissima di questa settima edizione del GF VIP, in prime time, è stata superata dalla puntata conclusiva di Resta con me, la fiction di Rai 1 con Francesco Arca, che ha registrato una media di quasi 4 milioni di spettatori, pari ad uno share del 21%. Tuttavia, nonostante le difficoltà dal punto di vista Auditel e i vari scivoloni che ci sono stati nel corso di questi mesi, Mediaset ha già scelto di mettere in cantiere la nuova edizione del reality show. L'appuntamento con il GF VIP, infatti, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva a partire dal mese di settembre in poi su Canale 5. Intanto, l'edizione di quest'anno si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizzon che, al fatidico rush finale, ha battuto la super favorita Oriana Marzoli. Un trionfo che, tuttavia, non ha convinto fino in fondo gli spettatori social del GF VIP. In tantissimi, infatti, si dicono contrariati dalla vittoria di Nikita, sostenendo che a differenza di Oriana non si sarebbe spesa più di tanto all'interno della casa ai fini delle dinamiche del gioco. È la peggior vincitrice nella storia del reality show, ha sentenziato un utente sui social puntando il dito contro Nikita.